ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di un mazzo di carte molto particolare. Non sono le Bicycle, non ho neanche le Seconds, nemmeno le Smoke and Mirrors e neanche le Wrath. Le Artisan? No, neanche le LTD. Ma sono le XXL Playing Cards. Un mazzo veramente molto simpatico, molto interessante quanto direi inutile. E però per conoscere meglio questo mazzo direi di farvi vedere subito una bella performance del mitico Di Vernon, eseguita proprio con questo mazzo. Per fare questo gioco ho bisogno di 4 assi. 1, 2, 3, 4. Vado a prendere il primo asso, l'asso di picche, ok? E lo vado a mettere in cima al mazzetto. Ma basta un attimo, il primo asso, quindi l'asso di cuori, si gira. Basta però ancora un attimo e cuori torna a posto e questa volta si gira al secondo asso, fiori. Guardate, anche se raddrizziamo fiori, immediatamente si gira quadri. L'unico asso che non si vuole girare è proprio l'asso di picche, ok? Perché? Perché è proprio quello che fa girare gli altri, ma non vuole saperne di girarsi. Però guardate, l'asso di picche ha paura del buio, quindi se lo metto dentro la scatoletta, bellissima sta scatoletta, e gli dico girati, allora sì, l'asso di picche si gira. Ok ragazzi, dopo questa umiliante performance, credo che Vernon si sia rivoltato nella tomba. Andiamo a vedere più da vicino queste carte. Eccoci qua, ok ragazzi, allora queste carte sono completamente plastificate, come avrete intuito. Ora, solo per darvi un'idea, direi di prendere le dimensioni, perché sono 14 cm e mezzo per circa 10 cm. Ora io prendo una carta normale per farvi vedere la differenza. Ok, vediamo, una carta normale invece è circa 8x6 più o meno. Ok, quindi più del doppio direi, o quasi. E quindi direi che sono veramente ingestibili, ok, da tenere in mano. Infatti il miscuglio all'americana è veramente una roba impossibile, ok. Andiamo a vedere le stesure di questo fantastico mazzo. Ok, vengono perfette, direi, quasi perfette. I ventagli poi sono una cosa splendida, ragazzi, che potrei veramente andarmi in giro, quando fa caldo, potrei andare in giro questo mazzo a farmi un po' di aria. Gli assi, l'asso di picche ha questo fantastico simbolo con al centro, tra l'altro, i fiori, non so perché, se visto che l'asso di picche naturalmente, cosa ci poteva essere al centro se non l'asso di fiori? Le figure sono, vabbè, le classiche figure. Forse l'unica cosa utile di queste carte è che, per esempio, quando devi fare una performance in pubblico, tipo in scena, diciamo, davanti a un po' di gente, queste carte si vedono meglio rispetto a un normale bicycle o normali carte in generale. Però comunque sono abbastanza ingestibili, quindi break e le cose così sono praticamente impossibili da fare. Una cosa vantaggiosa però di questo mazzo ce l'ha, infatti non l'ho preso così perché avevo dei soldi da buttare via. L'ho preso perché me l'ha suggerito il mio maestro del corso di magia che io faccio. Ecco, ora non sono neanche incastrate. Che mi ha praticamente suggerito, effettivamente è vero, ora sono tutte inceppate. Mi ha suggerito che se uno si allena a fare un effetto con il mazzo grande, appena poi prende in mano il mazzo piccolo, gli sembrerà di tenere in mano un pezzo di carta, qualcosa di facilissimo da maneggiare e molto molto piccolo. Sembra molto piccolo il mazzo normale, standard, dopo che se lo prendi in mano dopo che hai usato le carte giganti. E quindi effettivamente alcuni giochi si possono provare con questo e poi dopo eseguire con il mazzo piccolo. Cosa dire riguardo alla scatoletta? Abbiamo una fantastica scritta XXL Playing Card e niente di che. Ecco, sono made in China, che altro dire, niente, ormai tanto fanno più cinesi. Quindi direi di finirla qui con questo video che non ha molto senso, credo, almeno mi sembra di capire. Ok ragazzi, quindi non chiedetemi nei commenti perché ho fatto questo video, perché effettivamente ha la sua inutilità. E niente, colgo l'occasione però per dirvi una cosa importante, ecco l'unica, forse l'unica utilità di questo video.
a parte quella di far rivoltare Vernon nella tomba, che non è neanche molto utile, era quella di dirvi, anzi di scusarmi, perché in questo periodo sono molto inattivo. Infatti sto facendo pochissimi video, ma ci sono principalmente due motivi. Uno è il tempo, che in questo periodo sono stra impegnato e lo sarò ancora per tutti, per almeno il prossimo mese. Quindi scusatemi se non arrivano i video, ogni tanto faccio, cerco di fare qualche post su Facebook e comunque commento qualche video, potete vedere le mie attività su Google Plus. Però appunto video non ne sto facendo molti, anche perché appunto il tempo è quello che è. La seconda motivazione è che non ne ho forse voglia, nel senso che ultimamente mi sono un po' stancato di fare video, anche perché è abbastanza faticoso poi montarli, devo poi metterli sull'altro computer, farli in HD, non immaginate che caos c'è per montare un video. E quindi appunto ultimamente ho anche meno forse voglia di fare video. Ho fatto questo video comunque, spero di avervi fatto divertire. Volevo fare qualcosa di più particolare, mi è venuto in mente oggi mentre ho aperto la valigia e ho trovato questo mazzo qui, ho detto perché non faccio un video con questo mazzo qui. Quindi spero abbiate apprezzato l'impegno per questo video, lasciate un bel pollicione in su, un bel commento, iscrivetevi e adios.